Questo canale è supportato da Ehi Prof, il nuovo servizio su abbonamento interamente online di aiuto agli studenti. Hai problemi a scuola? Visita il sito eiprof.com o clicca sul link in descrizione. L'autrice racconta la storia della sua famiglia, i Ginsburg. Papà, mamma, due figlie, Natalia e la sorella Paola, e i tre figli, Gino, Mario e Alberto. Il romanzo si sofferma sulle particolarità linguistiche della famiglia Ginsburg, tracciandone però anche la storia. La sua famiglia cambia spesso casa, trasferendosi infine a Torino. Da qui i membri della famiglia partono spesso per lunghe gite in montagna, piene di camminate e incontri con gli amici del padre, gli Olivetti e i Lopez. Natalia afferma che il padre è comunista e la madre socialista. Per questo, durante il ventennio fascista, la famiglia soffre molto, ospitando addirittura Turati, ricercato dalla polizia per qualche mese. I fratelli di Natalia, cresciuti, finiscono in varie vicissitudini. Gino viene arrestato come cospiratore. Mario deve scappare rifugiandosi in Francia, dove vive per molti anni. E Alberto diventa invece un confidente dei fascisti. La sorella Paola, infine, si sposa, come tutti i suoi fratelli, e Natalia resta a vivere con i genitori, fino al matrimonio con Leone Ginsburg, con cui avrà due figli. Poco dopo, Leone muore, lasciando la vedova. Natalia si trasferisce definitivamente a Roma, dove passa il resto della sua vita. Un romanzo forte, attuale. L'autore ci regala pagine dal contenuto brutalmente realistico, che smuovono qualsiasi coscienza. Piccole cose paurose. Il nuovo libro di Ivano Mingotti.